Come contrastare i neofascismi sempre più radicati nel nostro paese e non solo? Questa è la domanda principale posta dall'ANPI nazionale in occasione di un incontro finalizzato a promuovere una riflessione seria ed approfondita sull'argomento, grazie al contributo di studiosi ed esperti. L'iniziativa si rivolge alle istituzioni in quanto strumento per la difesa della democrazia, dello Stato e dei valori costituzionali, ma anche ai partiti per la diffusione ferma e costante di pensieri e idee democratiche. L'incontro volge uno sguardo anche all'Europa, osservando con preoccupazione l'avanzata dell'estrema destra, in Francia con Marine Le Pen e in Grecia con Alba Dorata. Ed è proprio questa diffusione a macchia d'olio di ideologie neofasciste a preoccupare il presidente nazionale dell'ANPI, Carlos Muraglia. In realtà stiamo parlando di un tema che ci riguarda tutti, no? Non è un problema che riguarda l'ANPI e l'Istituto Cervi, ma riguarda il futuro del nostro paese, i rischi che il paese corre. Io non so se tutti si rendano conto dei rischi. Temo che all'interno dello Stato non se ne rendano conto. Il rischio che si vada a finire verso destra, verso forme autoritarie populiste, è sempre presente.